Ieri l'annuncio da parte del sindaco di Biella Claudio Corradino del rimescolamento della giunta e la conseguente fine della crisi a Palazzo Europa. Immediata la presa di posizione della minoranza di Buongiorno Biella per voce di Pierangelo Garizio e del consigliere Andrea Foglio Bonda. Non ne facciamo una questione di nomi e neppure di soldi, sottolineo in una nota. Ne facciamo una questione di decoro e di rispetto dei cittadini biellesi che non si meritano quanto è successo. Una crisi durata 8 mesi, nata, gestita risolta senza tener conto del bene della città di Biella, il momento certamente più basso della politica locale, nata facendo dimettere un assessore di una giunta che non ha voluto assumersi fino in fondo le proprie responsabilità per i gravissimi errori commessi, gestita con un braccio di ferro tra le forze politiche di maggioranza, con nomi della società civile bruciati sull'altare dei personalismi, tenendo poi a bagnomaria una giunta che ha navigato a vista in questi momenti cruciali per il futuro della città. Risolta con una spartizione degli incarichi e un aumento delle poltrone occupate, di cui tutto si può dire tranne che se ne intraveda un bene possibile. Non se lo meritano i biellesi, stufi, arcistufi di una politica che non può essere giustificata con un semplice «si è sempre fatto così». Chiediamo ancora, aggiungono i consiglieri di Buongiorno Biella, di continuare a credere che esiste un altro modo di fare politica e di affrontare i problemi. Ogni cittadino, dicono, lo chieda, anzi lo pretenda, dalle persone che hanno chiesto il suo voto.